ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ancora acque agitate nella maggioranza che guida Pineto, il consigliere comunale Gabriele Martella ha consumato lo strappo all'interno della forza di governo che aveva già perso un anno fa il gruppo di Italia Viva. Una maggioranza sempre più risicata per il sindaco Robert Verrocchio, che però getta acqua sul fuoco e non dà peso alle critiche dell'opposizione. Opposizioni fanno il loro mestiere, da sempre opposizioni devono polemizzare. Ci dispiace quando non c'è motivo di polemizzare, lo si fa a tutti i costi giusto per avere visibilità. Non ci sono particolari problemi con il consigliere Martella, sono diciamo piccoli momenti di confronto che verranno sicuramente superati. Il consigliere Gabriele Martella è intelligente e lo conosciamo. Detto questo, è stato un consiglio molto importante perché, oltre ad aver approvato il bilancio di previsione, ringrazio l'assessore Filippo Da Fiume e tutta l'amministrazione, abbiamo approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche. Il piano delle opere pubbliche, su cui ha lavorato l'assessore Jessica Martella, è stato approvato nell'ultimo consiglio comunale. Vuole essere anche una risposta concreta alle polemiche sollevate da Italia Viva, che ha sempre accusato la giunta Verrocchio di immobilismo. È un piano veramente ambizioso, perché intanto contiene tutte le opportunità che abbiamo colto nell'ambito del PNR. Penso all'ultima candidatura che ci vedrà quasi sicuramente, insomma, beneficiare un contributo per la rigenerazione nell'ambito della rigenerazione urbana. Nel completamento del progetto ci vediamo in centro, un progetto di cui mi sono occupato anche in passato da assessore e che vedrà la riqualificazione e completamento dell'area del centro. Ma il piano contiene tante azioni strategiche, penso ai diversi interventi sulle scuole, nuove scuole proprio da rifare, penso alla mobilità, al completamento del bike to cost, abbiamo quasi 1 milione all'interno del piano per le opere pubbliche, rischio idrogeologiche. Abbiamo anche voluto guardare avanti perché qualcuno dice che questa amministrazione non ha una visione, questa amministrazione ce l'ha una visione, del motivo per cui nel 2023 e 2024 abbiamo inserito una serie di opere strategiche e noi cercheremo di portare verso bandi che sicuramente ci saranno. Penso a quella più importante, alla prosecuzione della Pineta storica tra Pineto e Scerna. Ecco, non è un'amministrazione ferma, è un'amministrazione molto attiva, molto attenta, con una visione. Ovviamente siamo nel momento di una serie di programmazione, di opportunità e di bandi. Significa essere impegnati a testa bassa a lavorare, e questo sta facendo l'amministrazione comunale nell'interesse del territorio. Ecco, mi piace ribadire questo perché sin dall'inizio abbiamo voluto guardare il territorio e meno a quelle che sono le ambizioni personali.